Ciao Graziano, buongiorno. Buongiorno. Senti, siamo qui al ristorante Corradossi, la tua tana. Anche se ti ho levato dalla tana, perché la tua sarebbe la cucina in realtà. Senti, Quello è vero. È una vita che sono in cucina. questo locale ormai è un locale storico qui a Pistoia. Quanti anni è che spadelli? È dal 1978, sicché sono circa 35 anni. Senti, come piatti so che fai anche molto pesce qui. Il 90% della nostra cucina è a base di pesce. Poi facciamo anche funghi, tartufo, cucina toscana all'occorrenza, secondo insomma, il periodo della stagione facciamo un po' di tutto, diciamo. Però il 90% siamo sul pesce, diciamo. Ecco, visto che ho trovato un ristorante a Pistoia che fa parecchio pesce, mi dici qualche piatto che hai in menù? Ma noi, per esempio, negli antipasti ci sarà delle svariate cose, però una cosa che va per la maggiore è il couscous con frutti di mare o l'insalatina di mare, oppure anche le nostre tartare di pesce che sono fatte con tonno oppure con gallinella, scorfano, con del pomodorino fresco, a secondo del periodo, diciamo. Senti, visto che parliamo di pesce crudo, che è un piatto che andrebbe consumato in ristorante, ovviamente ci sono delle tecniche e degli strumenti appositi Certamente, per mangiarlo senza rischi. noi abbiamo l'abbattitore che quando ci arriva il pesce fresco lo abbattiamo, poi lo congeliamo e poi dopo 24 ore lo tiriamo fuori dal congelatore e facciamo le tartare che vengano richieste, diciamo. Quindi sono delle norme obbligatorie Sì, per legge per la certamente, sicurezza del consumatore. Certo, insomma, con l'USL e i NAS non ci si può E scherzare, diciamo. fortunatamente, via, No, ma è diciamoci. una cosa anche giusta per il cliente, è una cosa sicura che non dovrebbero avere rischi, diciamo. Senti, scusa se ti ho interrotto, e dopo queste tartare di pesce? A parte questo abbiamo anche tante altre cose, però come primi abbiamo la trabacolara, che è un ragù di pesce, diciamo azzurro, con scorfano, gallinelle, branzino, ci si mette un po' di tracina e viene fatto dei paccheri di Gragnano con del pomodorino fresco, proprio al naturale, diciamo. Queste Quindi è sono un ragù, diciamo, bianco di bianco di pesce con i pomodorini, sì, poi. con pomodorino pachino oppure quello che insomma di stagione, diciamo, che Già la prende. descrizione è appetitosa. E no, come secondo il nostro, abbiamo tanti piatti come secondo, però un piatto che sta andando per la maggiore sarebbe la padellata del Mar di Tirreno. Anche qui c'è del pesce sempre fresco, come si può arrivare tipo la gallinella, scorfano, ci si può mettere orata o branzino secondo quello che è della giornata, cozze, vongole, dei calamari e degli gamberoni, e questo viene fatto in una padella con tipo un cacio con bianco, diciamo. Poi da ultimo viene aggiunto dei pomodori sempre pachino e del prezzemolo con un po' di sale, pepe e peperoncino per dargli un po' di sapore, diciamo, al piatto. Senti, ora si avvicina la bella stagione, comincia il periodo delle catalane. Ma la catalana noi è un piatto che si fa giornalmente, diciamo, però è un piatto che viene fatto più che altro su richiesta, si può fare sia con l'aragosta, scampi e gamberoni, sia con l'astice e scampi e gamberoni, oppure su richiesta si può fare sia con scampi e gamberoni o orata, o scusa, con l'astice, però secondo la richiesta, diciamo, si può fare in tante maniere, si può fare sia con la verdura sia con la frutta come fanno in tanti posti, diciamo. Senti, ma volendo anche una bella frittura ci fai? La frittura, anche questo è sinceramente un piatto che è apprezzato,
è apprezzato perché sinceramente pesce uno si fa solo con calamari, totani e gamberi, però io vedo che è molto richiesto e siamo molto soddisfatti quando viene servito, diciamo. Perfetto, io per ora ti lascio, mi prendo un pochino di tempo e voglio vedere se riesco a elaborare un paio delle ricette di cui mi hai fatto soltanto il nome e basta. Va Bene, ciao bene, Graziano, a presto. grazie.